buongiorno, oggi siamo a Palermo, venerdì 1 settembre e vi porto con me a Villa Amalfitano. Vi faccio vedere l'esterno di Villa Amalfitano, bellissimo palazzo di Palermo. Ora vi faccio vedere un pochettino cosa stiamo realizzando. Stiamo realizzando un backstage per la rivista Night Expert. E ora vi faccio vedere un pochettino la location che stiamo utilizzando per questo backstage. Questo è il corridoio principale che suddivide in due ali e in due aree la nostra casa e il palazzo che ci ospita. Questa è l'infilata di stanze, come veniva definita, che sarà la sede del nostro servizio. Quella è la porta d'ingresso da cui siamo entrati e adesso vi porto a vedere una delle stanze più belle che secondo me ha questo palazzo, che è questa. Il palazzo, gli arredamenti, se un po', anzi qualcuno di voi magari ha viaggiato, sa che è uno stile prettamente inglese, mentre quest'altra stanza da cui noi siamo passati è uno stile prettamente liberty, corrente dell'Ottocento. Molto bella ragazzi, molto 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 bello questo palazzo. Considerate che tutti gli arredamenti che voi vedete qui sono tutti originali dell'epoca. Guardate questa sedia, questa poltrona, i paraventi. E ora vi porto a vedere un po' il nostro backstage. Per il make up noi stiamo utilizzando la linea Flormar. Io in una foto mi sono opacizzato con questa cipria, che è la numero, ve lo dico subito, la numero 06. Poi abbiamo utilizzato per il servizio fotografico il fondotinta HD Invisible Cover, fondotinta molto comodo soprattutto quando si fanno shooting fotografici, perché amplifica l'incarnato della nostra modella. In questo backstage sulla modella, su Nadine, utilizzeremo il Last Red. È un rosso fuoco, possiamo definirlo così. L'applicazione è semplice, noi utilizziamo un pennello a lingua di gatto in quanto è più facile aggiungere il giro cuticola. Jennifer invece utilizziamo della linea Classic il nero, che è il codice in questo caso il CLS06. Usando il PM303, che è un pennellino con la punta ultra slim, andiamo a definire la
cornice. Questa decorazione è perfetta. Possiamo adesso polimerizzare in lampada per 2 minuti. Il Diamond, sigillante senza dispersione. Scarichiamo per bene il prodotto sul pennello e applichiamo un primo strato, cercando di andare bene tra gli interstizi degli Swarovski, e andiamo in lampada per 2 minuti. Gli abiti di questo stilista siciliano catanese, Giovanni Canistra, che ci ha gentilmente prestato per fare questo shooting, e vi faccio pure vedere qual è il logo della sua azienda, che a me piace tantissimo, che è questa bambolina qua. Vi faccio vedere qual è l'altro abito che io ho scelto per voi. È molto 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 bello, guardatelo, guardate questo abito, questo corpetto con questo ricamo, questo drappo. E infine vi faccio vedere il giardino d'inverno, che in questo momento lo trovate. Vi faccio vedere una cosa troppo carina. Avete presente la canzone di Arisa? Siamo l'esercito del selfie. Qua già nell'Ottocento si facevano e si sparavano i selfie. Guardate questa statua, cioè, discutiamone. Cioè, mi metto pure io così. Facciamo statua e statua che si prende il selfie. Questa poi ci faccio una foto e la postiamo su Instagram. Vi lascio. Un abbraccio a tutti.